Benvenuti al TG No, la disinformazione nelle vostre case. La Grecia esce dall'Europa? La Grecia esce dall'Europa. La Grecia esce dall'Europa. La Sicilia vuole essere annessa all'Ellade per riformare la Magna Grecia. Entusiasti gli operatori turistici, basti pensare all'Ulisse Tour con partenza da Itaca con Saluto dei Proci, passaggio da Troia con Spettacolo delle Olgettine, trekking sull'Etna e per i più temerari una Catania-Palermo su Panda modello 1976. Grande sollievo per il Catania Calcio, verrebbe iscritto al campionato unico con Palermo, Atene, Catania e Panathinaikos. La coppa potrebbe chiamarsi Cusparta alla meglio parta. Ogni città potrebbe battere moneta ed avere un proprio parlamento. Addirittura le Olimpiadi si potrebbero svolgere ogni 2 anni, ma solo se ne abbiamo voglia. Per le grandi strutture ci si avvarrebbe di quelle già esistenti, tipo i templi di Agrigento, di Selinunte, i teatri di Siracusa, Taormina e Catania, perché sono perfettamente agibili dal momento in cui sono stati ideati e realizzati da architetti di oltre 2000 anni fa. Non usavano cemento depotenziato. Passiamo alla nostra rassegna stampa. Il primo giornale di oggi, il Simeto Sera. La Magna Grecia sicula. Le più belle isole del Mediterraneo, dopo millenni di separazione, si ritrovano abbracciati da un unico destino. La popolazione unita da una sola volontà. Basta con i sacrifici. Vogliamo la schiavitù. Ecco l'avanzi. Non ne faremo un dracma, il titolo centrale. Come cappello c'è si tornerà alle bighe, le isole saranno collegate tramite sci nautico. A conclusione questa notizia, ci saranno nuove specialità olimpiche tipo scippo con l'asta, staffetta 4% con mazzetta e concussione in lungo e largo. Nella foto centrale il nuovo premier che festeggia a questa sua nuova idea di nazione unita. Rientriamo in studio e per quanto riguarda la canzone della settimana è di Stefano Rosso, Storia disonesta. Noi vi ringraziamo per aver scelto la nostra disinformazione e vi ricordo che in questa registrazione non è stato maltrattato alcun tecnico. Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevan 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai.